Ehi la ciurma, io sono Mazzatessa ed eccoci qui con la nuova espansione di Magic Duels, Rivolta dell'Etere. Completa la nuova storia di Rivolta dell'Etere, sblocca carte inedite, una nuova espansione di booster è stata aggiunta al negozio. Ok, grazie GG. Allora, lanciamoci subito in... Hai ottenuto il pacchetto base di Kaladesh. Ok. Bon. GG? Sì, devo alzarmi un attimo. Scusa. Che se no non sento niente. Ok. Modalità storia. Ok. The Revolt. Sì, questa. Ok, sì, scel. Scel. Questa. Ma che. Ah, no. Vediamo se adesso funziona. Sì, no, ok. Solito problema. Avevo un controller collegato e allora mi impazziva. Iniziamo subito. Ayani si è precipitato su Kaladesh non appena ha saputo che Tezzeret è sul piano. Da allora è stato testimone dei cambiamenti introdotti nel consolato dal mago e delle loro ripercussioni su Kaladesh. Innocenti imprigionati, invenzioni bandite e le vitali scorte di etere della città razionate. Mentre attraversa la città viene avvicinato dalle forze dell'ordine del consolato guidate da Dovin Ban. Che non so altro se si legge Ayani o Ajani o che cosa. Le abilità rivolta migliorano molto se un permanente che controllavi ha lasciato il campo di battaglia in precedenza nel turno. Ci sono molti modi perché ciò avvenga. Una delle tue creature potrebbe morire. Potresti sacrificare uno dei tuoi permanenti, riprenderne uno in mano e altro ancora. Rivolta, distruggere. Se un permanente che controllavi ha lasciato il campo di battaglia in precedenza nel turno, quindi durante lo stesso turno, suppongo che intenda. Una delle tue creature potrebbe morire, ok, potresti sacrificare uno dei tuoi permanenti, ok, riprenderne uno in mano e altro ancora. Ok, allora vedremo un po' cattino. Il tuo nemico ha sguinzagliato i maiali. Sì, proprio i maiali. Ti trasformeranno nel loro prossimo pasto, a meno che tu non riesca a concludere la battaglia in questo turno. Troverai il modo di ribellarti e vincere la partita in questo turno? Allora, quindi ribellarti suppongo che bisogna... Utilizzare rivolta. Allora, vediamo un attimo. Spinta fatale. È un'istantanea di distruggere una creatura bersaglio se a costo di mana convertito pari o inferiore a 2. Rivolta, se un permanente che controllavi ha lasciato il campo di battaglia in questo turno, distruggi invece quella creatura. Se a costo di mana convertito pari o inferiore a 4. Sì, però distruggendo questo non... Forse devo distruggere questo. Incanta creatura. La creatura incantata prende più 1 più 3. Però non ho capito... Allora. Ci sta. Così. Poi cosa dovrei fare? Fai tornare la condanna in mano al proprietario. Ma si può riutilizzare, quindi? Ora potrei usare rivolta con questa, però... Ah, ok, ma... Quella creatura cosa vuol dire? Ah, no, distrugge una creatura bersaglio. Ok. Ma avrei dovuto... Cioè, dovrebbe essere andata distrutta. A pari o inferiore a 4. Questo aveva... Ah, pari o inferiore a 4. No, ok, abbiamo giocato giusto. Ed è andato... Cioè, avevo capito che dovevo
utilizzarlo in questo modo, ma non avevo capito l'ordine. Cioè, insomma, non avevo capito la questione del mana. Ok, hai notato che la spinta fatale sembrava diversa con la sua abilità rivolta attiva? Rivolta è ottima per la creazione di un mazzo aggressivo. Ok, buono sapersi. Ok, adesso inizia la vera e propria battaglia, diciamo. Ci ha introdotto una meccanica nuova che è nuova di questo aggiornamento di Magic, di questa nuova. Di queste nuove carte. Allora, abbiamo terre selvagge in evoluzione, terra, un guerriero nano da 3 che costa, cioè che è un 2-2 con una rivolta. All'inizio della tua sottofase finale, se un permanente che controlli ha lasciato il campo di battaglia in questo turno, metti un segnalino più uno sulla recluta solenne. Ok, quindi può scalare molto bene. Doppio attacco. Mi piace. È molto aggressivo effettivamente. Sì. La mappa dei rinnegati entra nel campo di battaglia tappata. Tappandolo, sacrifica la mappa dei rinnegati, passa in rassegna il tuo grimorio per una carta terra base, rivelala e aggiungila alla tua mano. Poi rimescola il tuo grimorio. Questo può stare bene allora quindi con il rivolta. Bolide spericolato, artefatto veicolo alla fine del combattimento. Se il bolide spericolato ha attaccato o bloccato in questo combattimento, metti un segnalino velocità su di esso. Poi, se ha due o più segnalini velocità, sacrificalo e pesca due carte. Ok. Ok, quindi questo anche potrebbe scalare bene con il rivolta. Teniamo questa mano perché purtroppo non posso sapere. Perché dovrei usare questo? Ah, perché posso scegliere la terra. Qua abbiamo bisogno di bianche. Eh sì, forse mi conviene utilizzare quella. Allora, facciamo che attivarla, così cerchiamo una pianura. Ecco qua. Ottimo, conferma. E continuiamo. Allora, vediamo un attimo lui. Tra l'altro questo qua l'ho già visto. Dovinban. In qualche vecchia campagna, probabilmente. Anche lui usa terre selvagge in evoluzione. Fa il nostro stesso discorso. Vedremo un po' come va. Sì, ok. Allora, ci direbbe di utilizzare di nuovo un terre selvaggio in evoluzione. Cos'è che abbiamo pescato più che altro? Attivista rinnegato. Rimetti sul campo di battaglia una carta permanente bersaglio con costo di mana convertito pari o inferiore a 2 dal tuo cimitero. Quindi posso resuscitare un tizio che ha costo di mana pari o inferiore a 2. Se per caso c'è rivolta. Però rivolta quando entra in campo, quindi deve esserci rivolta in contemporanea a qualcuno che ha abbandonato. Sì, che ha abbandonato qualcuno che è entrato in campo. Uso di nuovo terre selvagge in evoluzione, va. E prendo di nuovo una pianura, ok. Giocherei questa, tanto. Posso sfruttarla poi in seguito. Il problema delle terre selvagge in evoluzione è che così me ne sono, tra virgolette, bruciate. Avrei potuto usarle per rivolta. Ma così invece me le sono un po' giocate da sole, ecco. Ogni giocatore può profetizzare uno. Ok. Allora. Ci sta, sì, dai. È una carta che posso giocare subito, quindi. Bueno. Mai mettere più che altro la distesa tranquilla. Allora.
È vero che se metto la foresta posso usare l'attivista rinnegato, eh. Facciamo così, sì. E mettiamo l'attivista rinnegato. E potrei utilizzare l'abilità di quello. Ah no, stupido, ho sbagliato. No, perché l'unica rivolta che funzionava male è questo. Rimetti sul campo di battaglia una carta permanente bersaglio con costo di mana convertito pari inferiore a 2 del tuo cimitero. No. Niente, ho sbagliato, ho giocato male. Avrei dovuto giocare un qualsiasi altra cosa perché qua la rivolta me la sono giocata ormai. Perché funziona solo quando entra in campo. C'è da capire anche un po' come funziona il giro. Io ho pensato al fatto che lui avesse un 2-2, quindi mettere un 2-1 non era particolarmente conveniente. Ok, un veicolo. Con manovrare 2. Allora, specialista in riparazioni. Un artefatto e un incantesimo. Questo è un artefatto? Sì. Quindi posso ripigliarlo sacrificando questa però. E un incantesimo. Questo no, questo è considerato come terra. Allora, mettiamo questa. E metterei la recluta solenne a sto punto. Della tua fase finale. Se un permanente che controlli ha lasciato il campo di battaglia, metti un più uno sulla recluta solenne. E farò così e così. Prendo una foresta. Salterei l'attacco. Ottimo. Un altro costrutto impaziente. Questo è un manovrare 2, vero? Quindi potrebbe utilizzarlo. Lo metterei in fondo perché dovrei averne abbastanza sì, di terre per ora. Vediamo cosa ci esce adesso. Un altro bolide spericolato. Con manovrare 2. Ah, mettiamo la foresta. Artefatto, sì, artefatto forse lo utilizzerei per recuperare un bolide. Ah, mi gioco un bolide. E trapperei loro due per utilizzare il bolide, quasi quasi. Se ha due o più segnalini di velocità, sacrificalo e pesca due carte. Sì, io lo utilizzerei. No, però ha Summoning Sickness, stupido che sono. No, non mi conviene attivarlo adesso. E gioco lo specialista in riparazioni, tanto non devo sacrificarlo subito. E poi passerei il turno. Mi suggerisce di usare questo, ma in realtà no, ci sta. Ci sta perché posso utilizzarlo comunque per difendermi nel prossimo turno. Non posso attaccare perché ha Summoning Sickness, ma dovrebbe restare in questo modo fino al fino al mio prossimo turno. E invece no. Cavolata. Ma è un po' che non gioco. Aia.
È bloccato. Qua mi può fare un sacco di danni, eh. Proprio sì. Allora, metterei di nuovo in fondo. Perché mi continuano a venire tutti questi... Qui in realtà magari mi serve, però avrei bisogno di qualcosa di più. Esilio un permanente non terra bersaglio, controllato da un avversario finché la luce esiliatrice non lascia il campo di battaglia. E quando la lascia torna in mano al proprietario. Potrei utilizzarlo contro questo. Ma non mi conviene per ora, perché potrebbe essere... Però sacrificando questa posso riprenderla in mano. Allora sì, la uso. Perché è un incantesimo, quindi andrei a togliere questo qua sotto. Ok. Allora. Ora farei che mettere questo e usare questi due per muovere il bolide. 1 e 1, 2. Conferma. Questo che cos'è? 3-4. Andrei ad attaccare con questo. Vediamo cosa succede. Non blocca, ottimo. Se avesse bloccato avrei potuto... Ah, un segnalino velocità adesso. Avrei potuto... Chi è che scala con... Questa scala con quelli che escono dalla battaglia. E questo bisogna solo... Ah, perché questo gli dà due. Se non ricordo male, per... Hanno pari la forza di manovrare, quindi mi bastava avere uno di questi. Salto il blocco. Piglio comunque un danno in meno di quelli che ha preso lui. Allora, cerchiamo di capire un attimo come giostrarci. Aeronauti aviolanciati. In cima mi piacciono questi. 3-2-5 ce li ho di mana. Dovrei. Sì, giusti, giusti. Però non li gioco adesso. Userei più che altro questo. Ok, posso usarne anche solo una, infatti. Per attivarlo. Andrei all'attacco. Con questo. Blocca con l'artefatto. Cosa sta facendo? No, perché ha... Non ho capito cosa ha fatto, sinceramente. Ok, adesso dovrei giocare questi, perché c'è rivolta. Questo invece ha... No, meglio questa. Dovrebbe, perché una creatura artefatto incolore.
Gioco questa e gioco questa. Direi di sì. E posso giocare anche un altro bolide spericolato? Ottimo. Questo dovrebbe salire questo, ottimo. Ma questa succede ogni volta? No, solo quando entra in campo di battaglia. Ok, bisogna capire bene tutte le carte nuove, come funzionano. Crea due pedine, creatura artefatto, servo meccanismo 1-1 in colori. Ah. Inizia a riempirsi di carte lui, eh. Non mi piace questo. Di nuovo, non lo voglio sta roba. Continua a bloccarmi quel, ovviamente. Attiva il presidio mobile.